come ogni anno tanti sono stati i fedeli che hanno preso parte ai festeggiamenti per celebrare la Beata Vergine Maria del Soccorso a Punta Licosa, nel comune di Castellabate, un culto che ha origini antichissime e che di anno in anno viene tramandato ai suoi devoti. Il giorno della festa in onore della Madonna ricorre l'ultima domenica del mese di luglio, quando dopo la messa che avviene all'interno della piccola chiesetta che si affaccia sul mare, la statua della Vergine viene portata in processione lungo le vie principali del luogo. Si tratta di una piccola chiesa edificata per offrire ricovero ai naufraghi sul molo di Punta Licosa, una località costiera conosciuta non solo per le sue bellezze paesaggistiche e naturalistiche, ma anche per la splendida isoletta dove sorge il faro, punto importante per la navigazione fin dai tempi antichi. Suggestivo è stato lo spettacolo pirotecnico sul mare che ha fatto da sfondo alla sacra immagine della Madonna ferma sul molo al rientro della processione, dove i tanti fedeli ne sono rimasti affascinati. Un intreccio di devozione e natura che ogni anno rimane fortemente impresso nel cuore della comunità licusana. Abitante di un luogo immerso nel verde del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che si estende prevalentemente lungo il mare, con l'area marina protetta di Santa Maria di Castellabate e una costa variegata.